io e i miei figli abbiamo guardato dalla finestra. Credo che tutti abbiamo capito quanto siamo fragili e quanto sia fragile il mondo. Ho imparato il valore della vicinanza. Nasciamo con il desiderio di stringere chi mi amo. Lo fanno tutti i cuccioli. Quanto ci manca il contatto e la vicinanza. Occorrerà tanta creatività per essere prossimi, anche se siamo distanti. La clausura l'ho vissuta, la sto vivendo con mia figlia Diana, che ha 10 anni. E che cosa ho imparato da lei? Da lei ho imparato la resilienza. In questi giorni di isolamento io e mie figlie abbiamo avuto l'occasione di cucinare tantissimo e quindi di scoprire maggiormente il valore del cibo, sia per quanto riguarda la qualità che per quanto riguarda la preziosità del cibo, e quindi stiamo lavorando tantissimo su ridurre lo spreco alimentare. Ci siamo accorti che il mondo là fuori, senza noi umani, sta meglio. Silenzio, aria pulita, la natura che si riprende i suoi spazi. Abbiamo fatto grandi sacrifici tutti insieme in questo periodo. Magari impegnandosi per gli altri, dando un aiuto ad un amico, oppure immaginando un mondo diverso e migliore, vivendo in maniera più equilibrata il rapporto col pianeta. È il tempo delle scelte. Conterà meno il ruolo sociale, conterà di più la rete di senso che riusciremo a costruire. Ricordiamoci che l'impegno farà curriculum. E ho imparato una cosa, che diciamo spesso che i bambini di questa generazione sono sempre viziati, sicuramente mia figlia è una di quelli, però allo stesso tempo sono anche quelli che sono stati più capaci, probabilmente, almeno per quello che vedo io, di rinunciare alle cose. Hanno avuto la capacità di ritagliarsi la loro privacy, la loro vita in un modo diverso rispetto a quello che era il precedente. Poi crescendo ci allontaniamo dagli affetti, dall'ambiente e dal mondo. Si rimane soli. Tornare a stare insieme è come tornare bambini, e se non sei bambino non puoi immaginare il futuro. Dopo l'emergenza potremo fare dei piccoli sacrifici nel nostro modo di vivere per proteggere il mondo e il loro futuro. Allora abbiamo capito che quando usciremo dovremo farlo in punta di piedi, con un po' più di rispetto per il pianeta che ci ospita.